La mia opinione sul video di Oliver Castle è che non esistono evidenze di falsificazioni. Perciò il punto chiave è se le immagini del video di Oliver Castle siano state fatte in forma digitale. Con la parola digitale intendo dire l'eventuale utilizzo di un computer. Nell'intervallo verticale della copia che noi abbiamo non vi è alcuna prova che l'immagine sia stata digitalizzata.